arrivati a questo mercato consapevoli di avere comunque una squadra all'altezza. I ragazzi hanno fatto un ottimo percorso di crescita e il lavoro è stato comunque di una certa soddisfazione, di un certo tipo, e ci ha messo nella condizione di poter essere abbastanza sicuri di quello che volevamo fare. Abbiamo detto chiaramente dall'inizio che alcuni pezzi non si sarebbero mossi e così abbiamo fatto. Ultime ore di trattative, può succedere ancora qualcosa? Ma stiamo lavorando su un paio di situazioni in uscita che riguardano Gonnelli e Neglia e vediamo in queste ore serrate cosa riusciamo ad ottenere e nello stesso tempo vediamo se può uscire qualcosa. Ieri è arrivata una battuta d'arresto nel derby contro il Monopoli. Che tipo di partita è stata? Soprattutto non è una partita che ovviamente va a incidere, immagino, sulla valutazione di una stagione che è già oltre quelle che erano le attese per una squadra che è all'esordio nei professionisti, mancava da 85 anni. Una sconfitta che comunque fa male, non avevamo, secondo me, approcciato bene nella dinamica della partita, abbiamo cambiato qualcosa, poi siamo tornati a essere noi stessi nel secondo tempo. Devo dire anche che probabilmente la partita si è sbloccata su un episodio veramente dubbio, perché l'ho rivista. Poi le partite, gli episodi stessi condizionano perché l'avevamo ripresa, purtroppo i rigori si fanno e si sbagliano. E nel contempo dobbiamo essere però più cattivi perché non ci possiamo permettere cali e dobbiamo essere più cattivi e concentrati e ritornare a essere quelli che ci hanno portato ad oggi essere rispettati come squadra. È un bene per una squadra di carattere come il Cerignola il fatto di tornare in campo già giovedì, c'è una settimana molto intensa tra il gong del mercato e tre partite in 7 giorni. E io credo che ogni partita ha la sua storia. Noi dobbiamo essere noi stessi, lo ripeto sempre perché vanno rispettati sempre tutti, ma l'ardore, il sacrificio, la determinazione che dobbiamo avere come nostre caratteristiche non devono mancare mai. E sotto questo aspetto sono convinto che i ragazzi dimostreranno di avere queste qualità.